Allora, carissimi, noi sappiamo che diverse volte durante l'anno liturgico, in un certo senso, celebriamo l'Apostolo Paolo, in modo tutto particolare la festa dei Santi Pietro e Paolo si celebra il 29 di giugno, lo sappiamo questo, si celebra insieme non perché siano morti lo stesso giorno, oppure allo stesso modo, ma per dei significati profondissimi che poi, se Dio vuole, approfondiremo ancora, ecco il giorno della loro festa. Ma oggi noi celebriamo ancora San Paolo, però ecco, la dizione esatta della festa è quella della conversione di San Paolo. Ora, questa conversione di San Paolo, cioè questo passaggio, questo cambiamento repentino da colui che era il maggiore persecutore dei cristiani, di questa nuova via, come lui stesso la chiama, a colui che l'ha diffusa di più nel mondo, anzi che ha contribuito, ha messo i presupposti perché questa via, cioè il cristianesimo, si affermasse tra tutti i popoli, e non solo all'interno di Israele. Ebbene, questo avvenimento è di fondamentale importanza per la vita della Chiesa e per la storia dell'umanità, perché dicono gli studiosi che se Paolo, naturalmente la storia non si fa con i se e con i ma, lo sappiamo, però se Paolo non si fosse convertito, il cristianesimo sarebbe restato una piccola corrente, un piccolo partito all'interno della religione giudaica, che non era e non è neppure tanto numerosa, sebbene sappiamo che il popolo eletto è molto influente a livello di storia universale, nella storia universale. E allora il fatto che quest'uomo passionale, sanguigno, tutto d'un pezzo, sincero, sia passato dal praticare la legge antica con tutto il cuore, in sincerità di spirito, a seguire Cristo con uno zelo e uno slancio da innamorato, senza compromessi, è stata la svolta del cristianesimo. E quindi la sua conversione, un momento cruciale della storia sacra e della storia dell'umanità. Attenzione, per gli ebrei convertirsi al cristianesimo non è come per tutte le altre religioni e per tutti gli altri popoli. Ecco, chi appartiene a un qualsiasi altro popolo, a una qualsiasi religione, diventa cristiano, è come se entrasse dall'esterno dentro un palazzo. Invece per l'ebreo, convertirsi al cristianesimo è come se, rimanendo sempre all'interno di uno stesso palazzo, dello stesso palazzo, dal primo piano passasse alla mansarda, tutta piena di luce e luminosa, ma il palazzo è lo stesso. È come un bocciolo che diventa un fiore, è come un fiore che porta frutto. Non è un cambiamento per un ebreo diventare cristiano, ma è una naturale maturazione. Allora, noi immaginiamo quest'uomo, dicevo, piccolo di statura ma tutto pepe. Infatti Paulus, lui si chiamava Saul in greco, Saul. Paulus in latino vuol dire piccoletto, bassino. Era una specie di soprannome che poi è diventato nome per lui, no? E questo era un fondamentalista praticamente, e anche un terrorista, lo possiamo chiamare pure così. Perché?
perché lui non ammetteva che gli ebrei potessero essere ebrei se non secondo il fariseismo, secondo la sua particolare dottrina. Non solo, ma uccideva quelli che la pensavano diversamente. Però era sincero. Infatti lui lo dice nelle sue lettere. Ma Dio ha avuto misericordia di me perché io agivo nel male senza saperlo, pensando di fare del bene. Ecco, c'è una giustizia previa negli uomini quando sono sinceri. Anche se percorrono la via del male, prima o poi giungeranno alla verità. E allora per Paolo la conversione ha coinciso anche con la sua vocazione. In quel momento in cui si è convertito, lui è stato chiamato, era stato scelto già da prima a motivo della sua sincerità, a motivo della sua lealtà, e Dio l'aveva preconosciuto. Però nel momento in cui egli si è convertito, egli è stato anche chiamato. Possiamo dire di lui quello che Saint Charles de Foucault diceva di se stesso. Saint Charles de Foucault dice una frase meravigliosa di se stesso. Lui era un ateo che aveva scoperto poi l'esistenza di Dio. E lui dice così: per me avere la certezza che Dio esistesse ha significato immediatamente la consapevolezza che io non potevo vivere se non per Lui. Quindi nel momento in cui io sono diventato cristiano non potevo che essere consacrato. E così è stato per San Paolo. Nel momento in cui egli è stato chiamato, si è convertito, è stato anche chiamato all'apostolato, a portare Gesù agli altri, ai suoi connazionali naturalmente, agli altri ebrei, ma a tutti i popoli, perché egli è consapevole che quel Gesù che gli è apparso e l'ha costituito apostolo è morto in croce non solo per gli ebrei, ma per tutti i popoli, per tutti gli uomini. Ed ecco qua, conversione per lui è lo stesso che elezione e vocazione, ed è lo stesso che rivelazione di Gesù Cristo. Nel momento in cui si è convertito ed è stato chiamato, egli in realtà la conversione, la chiamata l'ha ricevuta perché ha ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo. Finalmente ha capito chi era Gesù Cristo. Non era un maestro eretico, un rabbì eretico, ma era il figlio di Dio, il figlio di Davide, e colui che con il suo sacrificio è venuto a riassumere i sacrifici antichi in sé, e quindi è il vero sacerdote che riconcilia l'umanità con il Padre, ed è colui che svolge la sua funzione sacerdotale di espiazione, di riconciliazione, perché è risorto, è sempre vivo per intercedere alla destra del Padre. Quindi la croce e la risurrezione, il Gesù che si è rivelato a Paolo e l'ha costituito apostolo, cioè inviato ad annunciare il Vangelo, che poi è Gesù stesso l'oggetto del Vangelo, il contenuto del Vangelo. Ebbene, non è un Gesù qualsiasi, non è un uomo qualsiasi, ma è il Salvatore morto e risorto, figlio di Dio, che libera gli uomini dai peccati. Libera però gli uomini dai peccati liberando le genti, cioè tutti gli altri popoli che non sono ebrei, dall'idolatria, e liberando il popolo eletto dalla legge, dalla schiavitù della legge. Perché egli è l'apostolo della fede in Gesù. Attenzione, non è la religione con i suoi riti, non è quello che facciamo noi per Dio che ci salva, ma è quello che Dio ha fatto per noi sulla croce, nel Figlio. Allora, che cosa ci salva? Imitare il Figlio obbedendo al Figlio.
Quando noi obbediamo al Figlio di Dio, a Gesù, noi facciamo quello che ha fatto Lui, diventiamo misticamente altri Lui. I cristiani, no? Arrivano da Cristo. Noi siamo unti come Cristo, che è l'unto, e divenendo altri Cristi, noi formiamo la Chiesa, che è il suo corpo, il suo prolungamento nella storia, il suo prolungamento nello spazio e nel tempo. Quindi San Paolo è tutto questo, no? È l'innamorato di Gesù Cristo, è l'apostolo delle genti, è colui che non si risparmia nel soffrire pur di annunciare Cristo, che è il contenuto del suo messaggio. San Paolo è il grande maestro dei popoli, è l'eletto inviato ai giudei e ai pagani per fare dei due un solo popolo, che è la Chiesa di Dio. Allora preghiamolo, questo grande apostolo, perché risvegli la Chiesa del nostro tempo. Uno dei sintomi della malattia sottile della Chiesa del nostro tempo è che manca l'ardore, lo zelo di San Paolo, manca la capacità di evangelizzare, manca l'evangelizzazione perché manca l'innamoramento. E allora questo apostolo ci doni di essere come lui, infiammati di Cristo, per infiammare di Cristo la Chiesa e il mondo. Così sia.